Giovanni? Stavo dicendo. Evitiamo. Lo dico non per i soci, ma per gli ospiti nuovi. Dottore, ci sarà da posto, possiamo cominciare? Avete fatto la chiacchierata introduttiva? Allora, lo dico anche per gli ospiti nuovi, che abbiamo il piacere. Abbiamo il piacere, Larissa, abbiamo il piacere di avere anche un ospite che è venuto apposta a trovarci da Napoli, che sarà la nostra futura ospite, l'amica professoressa Trudy Borrillo, che noi abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi. Presenteremo poi un suo volume che io ho acquistato da poco, che mi era piaciuto, mi sembrava che era, si sposava bene con le cose che facciamo, di cui ci occupiamo qui in fondazione, che sono molto variegate, come ben sapete, però credo che anche il lavoro della neo amica della Fondazione Trudy Borrillo credo si sposi con la nostra, con il nostro obiettivo di creare un presidio culturale che possa sviluppare un minimo di coscienza critica sui territori, in questo territorio. Questo è un bel posto. No, è meglio che deve, se no passare, attraversare. Quindi benvenuti a tutti, ai relatori vecchi e ai relatori nuovi, e benvenuta soprattutto alla professoressa Adriana Pedicini. Adriana Pedicini, che come avete visto io ho scritto un comunicato stampa un po' atipico, che questa volta era un po', andavo un po' su, forse anche un po' sopra lei, la mia amica professoressa Parato mi ha un po' rimasta colpita dal fatto che normalmente i comunicati stampa cercano di essere molto equilibrati, asettici. No, i problemi nostri non sono mai completamente asettici. No, vabbè, ma credo che l'avete letto il comunicato stampa, no, non me lo devo leggere, quindi credo che. Ma lo vuoi dare? No, perché non lo leggiamo, chi non l'ha letto? Io non l'ho letto. Anna Maria, ci stai il posto, accanto a Ivano. Qui c'è un posto qui, accanto a lì tra Ivano e Ivano. Dunque, io il comunicato stampa l'ho scritto in questo modo perché avendo letto il libro che ho qui con me, mi sembrava che il modo migliore per dar conto del libro era quello di evitare quelle forme di piaggeria un po' molto tipiche, vernacolari, molto tipiche delle nostre, anche delle nostre tradizioni. Io il libro l'ho apprezzato molto, soprattutto ho apprezzato alcuni dei racconti che sono contenuti nel libro che dopo vi descriverò più dettagliatamente. E ho scritto: il testo oggetto della presentazione costituisce una sicura prova letteraria, frutto di una tessitura laboriosa e meticolosa di ricordi inanellati in forme narrative che trascendono a tratti nella poesia. Perché alcune parti del libro sono in realtà molto più di struttura poetica, sia pur mantenendo una dimensione che apparentemente è solo narrativa, però prendono una capacità di astrarsi dalla realtà delle cose concrete, anche nello stile di astrarsi completamente dal racconto, per diventare un'altra cosa ancora. E devo dire, mi è piaciuto molto questo utilizzare una tecnica della consecutività dei pensieri, che in realtà poi i pensieri sono consecutivi, ma lo stile improvvisamente finisce per diventare molto più fantasmagorico, molto più onirico. La si può definire una documentata riflessione artistica che evoca i grandi temi della scrittura civile. Sapete che noi come fondazione la prima cosa, il primo obiettivo che ci poniamo, il primo elemento che per noi è diventato ed è tuttora il motivo dello stare insieme dal punto di vista culturale e scrivere di cose che hanno anche una dimensione etica. E credo che questo libro abbia la capacità di avvicinarsi molto alla nostra esigenza di parlare di temi etici. Così in disuso nel nostro presente letterario da sentirne la mancanza e l'eco assordante. Traduce nei racconti l'amara consapevolezza dei vinti. È un libro molto verghiano, cioè per certi aspetti. Anche un libro molto De amicis iambi, in molti altri aspetti. De amicis non fosse, tanto il mio amico di Neo Borbonico è andato via, quindi lo posso dire, se non fosse stato così consorte dell'Unità d'Italia, il libro Cuore, un libro che serviva soprattutto a questo, a ritrovare una logica unitaria in una dimensione che era tutt'altro che unitaria. I miei amici neoborbonici ce lo hanno detto in tutte le salse, quindi inutile che lo ripetiamo. È un libro però
prevalentemente, infatti io, la cosa che mi ha stupito è che la quarta di copertina non tratta questo tema dei miti, che secondo me è il vero tema del libro, cioè il libro racconta di persone, si racconta anche, ci sono anche memorie in senso stretto, personali, evidentemente autobiografiche, ma il racconto di persone che sono state sostanzialmente sconfitte dalla vita. Va integrata allora questa... Quella, sulla quarta io lo integrerei questo aspetto. Sulla quarta di copertina, secondo me, il dato dei viti è un dato molto significativo, è presente in questo libro. Sì, però secondo me bisogna lasciare anche al lettore la capacità di... Di scoprire. Di scoprire o sì, perché la quarta di creare una sua conclusione a molti dei racconti che sono anche aperti. Ah no, cioè, infatti poi ne parleremo, sì, hai ragione. Allora, stavo dicendo i vinti, quindi della nostra epoca, la solitudine che attanaglia quelle donne, sono tutte figure femminili quelle che vivono all'interno di questi racconti, il candore di un'aspettativa di vita spesso disattesa dagli eventi individuali e sociali, perché a volte si è vinti dalla vita non solo perché si ha dei demeriti, ma anche perché non si ha la capacità di sopraffare gli ostacoli che ci sono posti dalla vita. In questo libro ci sono dei racconti molto attuali, peraltro, su questo argomento. Può dirsi che la geografia della memoria della Pedicini sia un toccasana nella incolta abitudine allo scrivere degli aspiranti intellettuali della nostra epoca. Questa era la cosa che avevo detto un po' fuori dai denti. Però non è il solo ad averlo detto. No, ci sono convinti di essere in buona compagnia. No, però dico, in un comunicato stampa raramente si dice una cosa. Per questo mi è piaciuto molto. Perché raramente si usa un'espressione così, così colorita. Di solito c'è chi la usa più colorita, come insegna, ma sempre manette. Una vera e propria collezione di storie dall'immancabile significato pedagogico, quindi ritorniamo al tema che mi interessa molto, quello appunto dell'educazione al futuro, di cui domani ci occuperemo presso l'Istituto di Cerreto Sannita con la professoressa Santillo, e dal lucido disegno stilistico cattura il lettore e lo conduce lungo un percorso malinconico, avvinto ai colori di un sogno che conforma la realtà. Dunque questo era il comunicato stampa. Il comunicato stampa credo che dia atto del mio punto di vista ovviamente sul libro. Nell'introdurre Adriana Pedicini, che ha avuto la cortesia di stare qui con noi, io volevo leggervi solamente proprio la prima delle... non perdonerai, sono un po' massacrato di... Non vuol dire che è stato letto... Noi leggiamo tutto, non ci perdiamo niente. Annotato, abbiamo dovuto presentare... C'erano i nostri professori universitari, quando ci presentavamo con i libri così massacrati, c'è un segno, vuol dire che ha studiato. A meno che come fanno i miei studenti, oggi non ce ne sta nessuno dei miei studenti, come fanno i miei studenti se li fanno prestare, erano massacrati altri, molto prima di loro. No, diciamo che sapore d'infanzia, la prima storia è sapore d'infanzia. La vita può essere paragonata ad una mensa imbandita, piatti prelibati, delizie del palato, profumi esotici, dolcezze morbide e tremolanti, come leggere costruzioni di carta velina, ma anche piatti amari, aspri, naso e bondi, pesanti, indigesti, e le tappe della vita umana hanno un po' tutti mescolati insieme questi sapori, più o meno raffinati nel piacere, mellifluli, professore Raffaele, i telefonini spenti. Raffinati nel piacere, mellifluvi nella gioia, aciduli nella sofferenza, aspri e amari nel dolore. Ma il sapore, il profumo robusto e sicuro del pane è riservato all'infanzia. Il sapore dell'infanzia, così comincia il libro dei luoghi della memoria di Adriana Pedicini, è dedicato al pane. Sì. Ora partiamo, innanzitutto facciamo un applauso a Adriana di essere qui con noi. I racconti sono numerosi, io vi dico i titoli dei racconti, c'è una bella prefazione anche, se li trovo l'indice, dove sta? Alla fine? L'indice non lo trovo mai, eccolo. Sapore d'infanzia, Teresina, La Chioccia, Le Margherite Gialle, Frammento d'amore, Esami d'ammissione, Sulle Orme del Padre, Il Giacinto Bianco, Oltre il mare un'isola, Cuore di sabbia, La Nomade, Banchi di legno, La forza di vivere. Io ho amato particolarmente il primo e l'ultimo, che sono molto vicini a una mia sensibilità alle cose, alcuni ricordi, il sapore dell'infanzia e il pane, il ricordo del pane, che è una cosa che non tutti ricordano, essendo io, avendo io una certa età, invece io, i giovani non se lo ricordano proprio, il pane fatto in casa, però oggettivamente qui la nostra autrice lo racconta benissimo, cioè lo racconta proprio nei dettagli, racconta a chi competeva il fare il pane, che cosa facevano i bambini, come tentavano di interferire con l'opera dei nonni o dei genitori, in questo caso della nonna. Della nonna. Della nonna, nonna Andrea, nonna materna. Materna, nonna materna. Sì.
Ecco, partiamo da qui, raccontiamo sì. Il libro partendo da qui. Sì, il primo racconto, Sapore d'infanzia, è un voler ritornare alle radici, alle mie radici. Alle radici in un momento in cui, per un evento che mi ha riguardato personalmente, ha riguardato la mia famiglia, cioè la scomparsa di mia madre, avevo perso, sinceramente, sulla mia pelle, non è una situazione letteraria questa, avevo perso forse la fiducia del futuro, cioè l'attesa del futuro mi spaventava, vedevo il futuro insicuro, come qualcosa di addirittura di non attendibile, avevo perso la certezza, il presente era traballante, era incerto altrettanto, la mia sicurezza allora, eppure ero giovane, molto giovane quando ho perso mamma, la mia sicurezza la ritrovavo nel passato, strana questa cosa. Il passato mi sembrava l'unico elemento solido a cui io potessi fare riferimento in un momento di disorientamento, di crollo psicologico, di deriva quasi. Però ho voluto recuperare la memoria del passato, non con senso nostalgico, con senso di sofferenza e di dolore perché ne avevo vissuto già troppo. Ho voluto recuperare che cosa? I profumi, i suoni, le atmosfere del passato, quelle che mi avevano dato gioia, che mi avevano dato sicurezza, che avevano colmato il mio animo. E lo volevo fare non come questo recupero, volevo che fosse non un recupero di dati cronologistici o di fatti semplicemente, ma li volevo trasformare, e infatti mi ricollego a quanto hai detto prima, è vero, volevo trasformarli in un'atmosfera fantasmagorica dove si introducesse anche l'elemento immaginifico, l'elemento fantastico che trasformasse o circondasse o abbellisse quel dato reale di tante sfumature al fine di farlo diventare realistico, non più reale solamente, ma realistico. Per cui nel mio libro c'è anche in questo racconto c'è realismo, cioè tutto quello che può accadere, potrebbe accadere, può darsi che sia accaduto, ma non coincide con la, come dire, con la prosaicità del dato reale. Per cui io ricordavo mia nonna, questa magnitudine, questa bontà nei gesti, nei tratti, e poi la sua modernità, nonostante... La madre del sacro rito della nonna Andrea. Sì, e mi dava l'impressione appunto che fosse un rito sacro, e come dirò poi più avanti, noi abbiamo attinto lì il senso religioso della vita, il senso religioso delle cose e il senso sacro anche del rito stesso della panificazione che ci riporta alla civiltà mediterranea, dove civiltà è la civiltà del pane, è la civiltà dell'agricoltura, è la civiltà del raccolto. Infatti, ovvero, parlando del ciclope, lo chiama incivile, è un animale, è incivile perché non conosce l'arte di coltivare la terra. Lui è un antropofago, mangia gli ospiti che arrivano da lui, così come le strigoni. Quindi a questa inciviltà si oppone la civiltà della terra, la civiltà del pane, la civiltà di chi ha appreso ad arare la terra per trarre dalla terra i frutti per il proprio sostentamento. E il primo frutto della terra è il grano, la civiltà mediterranea, e quindi il pane, la panificazione. Ora i nonni, i nostri vecchi, diciamo, ci hanno trasmesso il senso sacro di questo tipo particolarissimo di lavoro che doveva sostentare la famiglia, il cui sbocco era quello di alimentare la famiglia, ma non solo dal punto di vista nutrizionale o nutritivo, ma dal punto di vista affettivo, incultando il senso del sacro, il senso del rispetto. Io quando vedo oggi buttare fette di pane o
inorridisco, perché a noi hanno sempre detto il pane va rispettato, sì. Ci dicevano è peccato buttare il pane, è peccato, per cui magari poi lo si riutilizzava anche se secco, a parte che quel pane lì durava 15 giorni e lo si riutilizzava appunto per un rispetto della, del, diciamo, del lavoro e per un rispetto del, del bene che non andava sciupato. E lì io attingo anche il senso della religione. Che cos'è la religione? Non è un formulario di dogmi, non è una frequenza di cattedrali, non è un rispetto della gerarchia, insomma non vorrei adesso urtare la sensibilità di nessuno. No, se non parliamo liberamente di un salotto come questo. Cioè, e dunque la religione è attingere appunto il senso sacro della vita, che poi è il senso più riposto, più nascosto, quello che ti fa disperare perché vorresti superare, frantumare il mistero, che però in quello stesso mistero poi alla fine ti riconosci, e se cogli quel quid vuol dire che ti senti parte integrante del creato, ti senti creatura e sai allora anche riconoscere il creatore. Perché nel momento... questo mi piace molto, questa la consideriamo, poi la trascriviamo quando facciamo le sbobbinature dei nostri incontri, la trascriviamo. No, io devo farti una domanda, sì. Mentre tu stavo riflettendo, ma perché poi una persona come te che ha questa passione per lo scrivere, si evince da come scrivi, della letteratura, della cultura, e hai fatto per tanti anni la professoressa del liceo Rum. No, liceo Giannone. Giannone, scusa, perdono, non è lui, confondo. Giannone, liceo classico. Sì, l'unico liceo classico di Italia. È insegnato latino e greco. Perché poi hai pubblicato solamente, hai cominciato a scrivere e pubblicare, o quantomeno a pubblicare, non so se hai scritto, ma pubblicare poi dopo. Intanto premetto che questo racconto l'ho scritto quando avevo 30 anni. Questo qui del... Sì, quindi... Sì, ma la maggioranza, sono gli ultimi, sono recenti. Ah, sono gli ultimi. Quindi quello sulla vitalità, quello finale, quello sulla forza del vivere è recente. No. Anche quello sì. Poi quello che era stato raccontato, perché per quegli usi non mi... A me è piaciuto molto per gli usi, però arriviamoci per gradi. No, invece ti volevo chiedere, perché poi tu hai deciso di pubblicare? Perché poi nella tua quarta copertina sei anche sul discorso della quiescenza, io ho tolto, che mi sembrava un discorso giuridico che non mi piaceva per niente. Perché, allora, chi ama scrivere, allora innanzitutto vorrei, scusate la citazione, non si dovrebbe citare, Freud dice che scrivere serve a non diventare famosi e a non guadagnare, ma a rispondere, a corrispondere una propria esigenza interiore. E questo, io a questa esigenza ho obbedito, però contemporaneamente sono stata mamma, sono stata moglie, sono stata insegnante, a cui ho dato, alla mia professione ho dato, ai miei alunni ho dato tutto quello che era nelle mie possibilità. E questo mi ha assorbito veramente tante energie e soprattutto tanto tempo. Per cui, quando ero libera da questi impegni, sì, scrivevo, ho ancora... I manoscritti della Leopardiano Mende con tutte le correzioni. Poi una volta andata in pensione, ho scelto di andare in pensione 3 anni prima del massimo, quindi a 37 anni effettivi, che poi più i 4 universitari, comunque sono fatti i 40 anni, tanto per... Allora dico, fammi prendere un po' queste cartacce, vediamo un po'. Ho trovato un editore che non ha chiesto nessun contributo, uno dei pochi che non chiede contributo. L'ho visto. Sì, no, perché non avrei pubblicato altrimenti, per carità. Perché non mi stimavo e forse non mi stimo così tanto da dover per carità, investire su di me, no, assolutamente. Allora l'editore ha pubblicato senza contributo, l'unica cosa che quando mi serve un libro me lo devo comprare da lui e quelli che mi manda gli devo restituire. Ma quelli lo fanno anche quelli che tu finanzi, esattamente la stessa cosa. Allora. E quindi, poi ecco, la velleità di comparire, già adesso è stato un grande atto di coraggio.
che però è puntellato dalla stima che mi proviene. Devo dire che tutti, ha letto il mio libro recentemente un collega di La Tire Greco, anche professore universitario di Bologna, il quale si è offerto per venire a farmi una presentazione per amicizia, gratuitamente, e infatti andrò il 7 giugno a Roma, verrà lui da Bologna e verrà anche Tullio De Mauro, perché conosce Tullio De Mauro, per cui ce lo inviterò, sarà contentissimo, e mi ha fatto un'esegesi di questo libro, un'esegesi, l'ho letto, in più magari ne farò dono anche a Raffaele Simone, collega Raffaele Simone, senti, ha citato le fonti, praticamente laddove ha visto delle affinità, delle analogie o dei punti di riferimento da Ovidio a Pindaro, da Dostoevskij, e comunque quello che mi ha emozionato molto è stato Don Franco Piazza, che io non conoscevo, è venuto a presentarmi alla fidata di Benevento e mi dice, io vedo qui, mi cita tutti, leggendoli, sottolineandoli come hai fatto tu, tutti i passi in cui lui ha visto aspetti o autori di letterature precedenti, straniere o italiane. Mi ha commosso quando ha letto un passo dove parlo forse dell'amore, dice, ma questo è Sant'Anselmo d'Aosta. Io lo ricordo di averlo studiato, Sant'Anselmo d'Aosta, però insomma, se lo dovessi essere in grosso modo. E poi altrove è, per esempio, la figura, ecco, qui forse c'è una divergenza di opinione. Hai parlato delle vite minori, della minorità, vite di vinti, invece no, non sono vinti, sono vinti. Adesso mi spiego, sono vinti nella situazione, nella condizione esistenziale, però questa condizione esistenziale la superano per un loro sforzo interiore, per una loro capacità di andare oltre. Allora anche Teresina, che è un'emarginata, la scema del villaggio, così come nell'altro racconto Pellegrino, lo scemo del villaggio, che Don Franco Piazza dice, che questo è l'articolo sul Messaggio d'oggi, dice che in Teresina ha visto Sabatella del suo paese, Don Franco di Solo Papa Italia, e poi il Pellegrino nell'altro personaggio ha visto Formichella, non so, sempre del suo paese. Però Teresina è emarginata, cioè ha una sua dignità da difendere e la difende questa dignità, perché non è soggetta, non si piega a nessuna schiavizzazione originata dalla sua condizione di inferiorità o di emarginazione. Lei accetta il cibo solo quello che le piace, si rifiuta di ha una sua autonomia, comunque una sua autonomia, è tanto sola, sì, ha una solitudine sconfinata, solo i bambini le stanno attorno, le stanno intorno e condividono le sue giornate. I bambini che, come dice Gianni Ghiselli, mi viene in mente Cristo, sinite parvulos ad me venire, lasciate che i bambini vengano a me. Cioè questa figura così semplice, così inferiore, perché comunque era una povera emarginata, insomma, non proprio intelligente, eccetera. Ecco lei che attrae i bambini per condividerne i momenti della giornata, quelli più gioiosi quando giocano insieme. È una condivisione della semplicità, quella semplicità che unisce i fanciulli e gli ingenui. Io la chiamo ingenua. Sì, ma io I bambini vanno da Gesù e da Teresina per la legge della gravitazione spirituale che avvicina i simili ai simili. I parvuli, che non disdegnano gli ultimi, assomigliano a Teresina e a Cristo. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto del bene a uno di questi miei fratelli minimi, l'avete fatto a me. E Dostoevskij, nell'Idiota, studiava e leggeva con l'unico scopo di poter intrattenere i bambini, eppure pensava di imparare più lui dai piccoli che loro da lui,
e non capiva come facesse a provare invidia e a calunniarlo il maestro ufficiale del paesetto svizzero, che pure viveva in mezzo ai bambini. Essi ci curano l'anima, e quanto è vero. Io ho 5 nipotini, il più grande 10 anni, la più piccola 2 anni, mi curano l'anima, davvero. Anna, scusami, io nella prefazione Ida Verrei... Ida Verrei è un'amica di Napoli, veneziana trapiantata a Napoli da ragazzo, poi si è sposata a Napoli. Che vive a Napoli, lei ti sì. Evoca due autrici. Sì, Ortese, Anna Maria Ortese e Maria Deserano. E per la verità io... Io condivido il suo punto di vista, però... Per la verità, proprio traendolo dal suo spunto su Anna Maria Ortese, del Mare non bagna Napoli, che sono quello straordinario raccolti novelle che tutti voi conoscete di Anna Maria Ortese, c'è quel racconto che si intitola Il silenzio della ragione, che ebbe moltissimo successo, anche suscitò, come sapete, moltissime polemiche, perché lei si scagliò contro gli intellettuali napoletani. E nelle mie parole in fondo si evocava proprio questo concetto di un'intellettualità che in realtà è un'intellettualità che solo apparentemente svolge il suo ruolo, perché nel momento in cui abdica a un suo ruolo civile, abdica al ruolo effettivo che un uomo di cultura, una donna di cultura dovrebbero svolgere in una comunità. Da qui poi quel passaggio. Però io in realtà i miei vinti, quindi qui facevo, per la verità io aggiungevo tra le evocazioni, a parte quelli che ho citato prima, anche un'autrice che amo molto, Grazia Deledda, che mi piace particolarmente, e trovo che nel tuo modo di scrivere ci sia anche un po', si evochi anche questa straordinaria scrittrice, peraltro che sia stato l'unico premio Nobel femminile della nostra della letteratura italiana. I racconti che tu, poi cercherò di spiegare meglio anche il tema del vinto, perché io lo collego al tema del candore, non lo collego al tema del vinto nell'accezione strettamente verghiana, anche se poi Verga fa superare ad uno della famiglia dei Malavoglia la sconfitta di tutta la famiglia, la fa superare ad uno dei componenti della famiglia, che dà un senso di prospettiva anche lui a quel concetto. Peraltro i vinti di quella storia sono i vinti del, non ti dimenticare, io lo insegnavo nel mio corso di letteratura, sono i vinti che sono stati vinti, corso che faccio all'università di letteratura, i vinti che sono stati vincolati alle leggi morali, non alle leggi giuridiche, perché tu ricorderai che Padron Ntoni fa la scelta di diventare un vinto, la fa consapevolmente, non è un vinto della vita nell'accezione sopraffatto dalle condizioni della vita. Però io, dopo Sapore dell'infanzia, vorrei percorrerle una a una. Teresina, tu già hai detto delle cose di Teresina, quindi probabilmente di Teresina possiamo andare. Vediamo la Chioccia. Sì. Il palazzotto dove Maria Antonia abitava con i suoi figli era stato un tempo di un'antica famiglia, non tanto nobile quanto invece ricca, anzi molto ricca, la quale aveva ceduto per 4 soldi la vecchia casa, lasciandovi dentro tutto, e si era trasferita altrove. Ecco, la Chioccia, raccontiamo brevemente anche questo racconto, così le raccontiamo brevemente tutti. La Chioccia di che cosa parla? Dunque, la Chioccia simboleggia la mamma Chioccia, la madre Chioccia, e se si tratta semplicemente di un simbolo affettivo, protettivo, può andare anche bene, se non che questa donna, anche per i problemi economici, per i problemi di sopravvivenza, era diventata aspra, arcigna nell'animo. Il suo affetto si era trasformato in tirannia vera e propria, sicché mentre si prodigava per i figli fino all'eccesso, ne tarpava le ali, li soffocava, toglieva la libertà, quella libertà che ogni pianta nuova che cresce deve per natura, per diritto naturale possedere. Sicché da una parte li allevava con cura estrema, dall'altra decideva tutto per loro, decideva perfino le donne, le mogli, le future mogli, e i figli obbedienti, perché poi quando si sta in un certo clima familiare, in una certa atmosfera familiare, chi vi è dentro non riesce a liberarsene, chi sta al di fuori vede le cose molto più facili. Magari suggerisce la ribellione, suggerisce il dialogo, che poi in questo contesto non era proprio possibile,
ma la ribellione altrettanto non era possibile, perché poi c'è il senso del rispetto che diventa un peso, una tappa che ti toglie l'autonomia decisionale, perché il rispetto si trasforma, non è altro che l'altra faccia del senso di colpa che ti fanno venire i genitori del genere. Però poi la vita procede, la vita va avanti, per cui i figli laureati, ognuno poi deve andare via per cercare lavoro, deve andare via dal paesello, dal paese. La donna rimane sola in preda ad una desolata solitudine, cioè lei è rimasta sola, è rimasta desolata perché si è, fin dall'inizio si è posta in una condizione di solitudine. Il distacco dei figli non è stato che l'ultima goccia, l'ultimo atto, l'ultimo momento che ha sancito, ha sigillato quella solitudine. E finisce, termine il racconto veramente in modo un po' cattivello, mi attribuisco io questa cattiveria, perché la donna muore, i figli non partecipano al funerale, però ormai proiettati nella, tra virgolette, civiltà, ci metto anche punto interrogativo, mandarono dei grandissimi fasci di rose. Mi hanno ricchi fasci di rose. Così si conclude questa racconta. Sì, e insomma è una cattiveria enorme, perché insomma anche andarla a vedere sta mamma che era morta. Oh, ma è finto, eh? Le margherite gialle, invece. Oh, le margherite gialle, il racconto della morte di la madre di una mia amica d'infanzia, architetto di Benevento, il suo fratello il giudice, e che mi rievoca la morte di mamma. Quando io so per telefono che sua madre è morta, mi precipito a casa sua, non ci andavo da tanto, perché poi da ragazzina piccoline si stava sempre insieme, rivedo la casa e sono tutti i ricordi che emergono. E... Ah, è un racconto molto dettagliato, molto bello, proprio si sente questo clima di familiarità, sì, di affetto, sì, di riscoperta. Quando si cresce diventiamo adulti, diventiamo maturi, non so se diventiamo più saggi, però ci sono certe occasioni, vi sono alcune occasioni, quando ti tocca la morte di un caro, dove tu ridiventi, ripiombi nell'infanzia, ridiventi bambino. C'è quella parte di te che è scevra da tutte le conquiste della maturità. Quando si piange come piangono i bambini, quando si piange di dolore. Si piange come piangono i bambini, che anche per una sciocchezza il loro pianto è sempre di dolore. E quindi in quella dimensione mi sentivo io così, ma avvertivo soprattutto la mia amica così, che è stata anche sempre un po' fantasiosa, e mi disse, frasi realmente, questa è realtà, perché come ti dicevo prima c'è molto realismo, non tutto è vero, c'è anche molta finzione. Questa dice, sai Adriana, mamma mi aveva detto che avrebbe voluto essere seppellita nel giardino che avevano dietro casa, e corrisponde perfettamente al carattere, alla personalità di questa amica architetto, ripeto, non dico il nome, però frammento d'amore è il racconto di una solitudine, o forse di una incapacità, dell'incapacità di amare quando l'amore è razionalizzato, è sottoposto all'analisi della ragione, quando l'amore non è un moto spontaneo che vive di sogno e di fantasia. A proposito del sogno e di fantasia dell'amore, se posso fare una digressione, sono biasimevole da questo punto di vista, perché non bisognerebbe fare le digressioni alla maniera ellenistica, però mi chiedevo che cosa sia, mi chiedevo nei giorni scorsi così, che cosa sia il sogno d'amore? Ho provato a dare questa risposta. Il sogno d'amore è il sogno, posso parlare dell'esperienza mia personale, insomma, è il sogno che sto vivendo io ora con mio marito. Perché? Un attimo. Quando si è giovani si sogna, e chi non sogna l'amore? Quando si è giovani si sogna, si progetta, si costruisce.
però c'è una sofferenza per mille motivi. Per mille motivi, c'è una sofferenza che accompagna il sogno. Intanto il timore che il sogno non si realizzi, prima di tutto. E poi quando si è giovani ci sono tante pulsioni, la gelosia, insomma tante cose. Poi si arriva a, si ritorna bambini, o se vogliamo giovani, alla mia età, soprattutto poi se ti hanno colpito delle esperienze non proprio belle, non proprio positive, che però finiscono col riannodarti ancora più fortemente. Allora io dico che quello che stiamo o che vivono tutti coloro che hanno la mia età e hanno la fortuna di vivere in, come dire, con sentimenti veramente di affetto profondo, questo è il sogno. Il sogno si sta realizzando adesso. Il sogno si sta realizzando adesso. Questo è il sogno. Prima c'è stata l'attesa del sogno. Ora è il sogno che si realizza. Quel calore, quella tenerezza, quell'affetto condiviso, quell'affetto che non, forse che non attende niente, non attende più niente, però poi ti inonda e che tu sei disposto a dare perché la vita ormai la vedi nella sua realtà e nelle pieghe anche profonde, quelle che ti sfuggono quando tu rincorri la chimera della... le varie chimere che è giusto che i giovani rincorrano, perché altrimenti la vita non sarebbe manco degna di essere vissuta. Poi esami di e quindi c'è questa la protagonista di questo racconto, incapace di amare, ha trovato poi per un attimo, per una pura casualità, ha creduto, si è illusa di trovare un altro al di là della propria chiusura, della propria incapacità. Non è stato un attimo, poi un fulmine che è passato subito, quindi è ripiombata nella sua solitudine. Esame di ammissione è... Citi due eroi, Santorre di Santa Rosa e Amatore Scese, che devo dire che tu dici, allora, mi trascino dietro come incubi nomi seppur di eroi, sì. Tanto per citarne alcuni, perché... l'apprendimento mnemonico ti creava questa questo è un frammento di vita vissuta, nel senso che una mia prozia, una zia di mio padre, maestra elementare, severa, severissima, anche qui tra il pubblico c'è una persona che conosce, che l'ha conosciuta benissimo, la signora lì in fondo, e va bene, consolidava la preparazione mia e di un'altra ragazzina di una mia coetanea per gli esami di ammissione, quando si faceva l'esame di ammissione. Vabbè, il loro modo, il suo metodo di insegnamento era, non che sia tutto male, perché insomma va bene, no, anche tu, questo. Qua lo racconti benissimo, devo dire, dice che l'allievo capisse non importava, importava invece che si recitassero a memoria le pagine scritte, onde dimostrare il rispetto sacro nei confronti del sapere trasmesso e non modificabile, negando la possibilità importantissima di vivificare attraverso il personale giudizio critico, la propria sensibilità, la propria cultura, la propria personalità, insomma, quello che altrimenti rimarrebbe lettera morta, perché codificata una volta per tutte. Sì, era così comunque. E la pessima abitudine che ci stavano inculcando di non dire con sicurezza e orgoglio le nostre verità, e la sensazione deleteria che ci stavano subdolamente trasmettendo di sentirsi sempre colpevoli e insicuri quando si è costretti a proferire. Sì, perché non importava che esprimessimo il nostro mondo interiore, i nostri pensieri, quanto invece rispondessimo a uno schema prefissato di belle parole per mamme angeli, di frasi ricche di echi patriottici, di finti sentimenti, di finte acute osservazioni, e invece capivamo che nella realtà si piangeva per madri non disposte, non capaci di comprendere i figli, si soffriva per ineguaglianze e ingiustizie sociali, si compiangevano i casi di tanti anonimi eroi, inoltre si continuavano a distruggere gli alberi per dar posto all'incombente fungaia di cemento. Devo dire, mi è piaciuta molto tutta questo racconto, la verità ci veniva sottaciuta e ci venivano offerte all'attenzione solo mondi che sapevano di fittizio o di troppo lontano. Così le ore di scuola procedevano spesso noiose e monotone, come quella mattina in cui solo Santa Barbara ci venne in aiuto. Sì, infatti lo ricordo, perché anche questo è molto di vero. Ricordo quando venne a piovere tantissimo, siccome so che Santa Barbara è il patrona dei fulmini, mi pare. Sì.
Sì, la chiamano la Santa Barbara. Dei bombieri. Dei bombieri. Anche dei bombieri, però dei temporali. Sì, sì. Meno male, grazie a Santa Barbara che ci hai scatenato un po' così, smettevo di fare i tonci, ci mandarono a casa. E fuggiste via. Fuggiste via. Sulle orme del padre parla di Svetlana. Sì, ecco, questo è uno di quei racconti aperti. Molto, infatti guarda come ho scritto qua. Non è troppo sospeso questo racconto? Non posso dire non è concluso, volutamente. Poi qua c'è il problema dei vinti e dei vincitori. La guerra, figlia mia, è sempre un delitto per i vinti e per i vincitori. Qui c'è proprio l'espressione vinti. Ma che cos'è il racconto di Svetlana? Che idea rimane? Un racconto particolare? Un racconto... Sì, allora, la protagonista viene a scoprire di avere avuto un padre eroe di un momento, un padre italiano, un padre non della terra in cui la ragazza viveva. E questo racconto, cioè la presenza del padre nella sua vita, la recepisce dal vecchio nonno, che racconta di come questo eroe italiano, poi di origine italiana, sia trovato per caso a casa loro, abbia chiesto ospitalità, si sia andato a rifugiare a casa loro e poi si invadì della madre di Svetlana, ma ambedue poi fecero una brutta fine, furono uccisi. E lei allora fin da piccola ha sempre conservato il ricordo di questa figura paterna poco conosciuta e si è sempre imposto il dovere di recarsi nella terra paterna per scoprire le origini, dal momento che per vivere bene il futuro e per appropriarsi della identità personale bisogna scoprire le radici, poi magari farne una critica, prendere le distanze poi successivamente, però le radici vanno scoperte. E decide di partire, avvisa il vecchio nonno, che ovviamente rimane colpito, malamente colpito da questa sua decisione, però ormai ha deciso. Parte come una ragazza così senza mezzi, trascorre la notte mangiando le poche cose che si era portata e sogna di ritrovare le radici e i segni del padre nella nuova terra. Nella terra lei è sconosciuta, quindi viene in Italia. Così finisce un po'. Finisce sospeso, poi può darci il finale di poi. Il Giacinto Bianco è un racconto. È un racconto della sopraffazione e della violenza. Qua parliamo di vinti. Sicuramente sì, qui della violenza a cui le donne sono sottoposte da sempre, anche in tempi attuali, violenze, stupri, eccetera, eccetera. Per cui anche questa è una vita spezzata che a suo modo poi risolve in maniera sacrificando i suoi sogni e scegliendo una strada che la porterà forzatamente all'allontanamento del mondo e alla immersione in una dimensione forse mistica della vita, consolazione forse. Ma io oggi sentivo Monastero di Santa Chiara, non so se ve lo ricordate, quella canzone famosa che l'ho sentita oggi. E poi si racconta questa storia di una donna che per delusioni d'amore si chiudeva, si dedicavano a Gesù. Mi ha ricordato nel leggere questa cosa del Monastero di Santa Chiara, che oggi poi a cui avevo pensato l'altro giorno e che ho risentito oggi per caso. Oltre il mare un'isola, tra l'altro qui tu dici una cosa, che sono circondato da un deserto, non vedo via d'uscita, dice nella storia di Ines Oeliana,
della foto precedente. Il giacinto bianco, sì. La più grande. E le due sorelle, quell'altra, continuano la vita normale, mentre lei vive questa. E se spesso poi racconti la violenza non solo fisica che subisce, ma anche la violenza morale, del lavoro della filanda. Il lavoro della filanda, sì, diciamo l'anticipazione, sono i di quello che sarà poi la violenza fisica. Oltre il mare un'isola. Oltre il mare un'isola è attuale, ci sono tante donne anche qui, madri, compagni, mogli, fidanzati che aspettano i loro cari, che decidono, vuoi per idealismo, vuoi per bisogni economici, decidono di portare il loro contributo nei teatri di guerra, nelle zone dove più la guerra divampa. E spesso non tornano, la maggioranza magari sì, però spesso non tornano. E l'isola, che poi è un simbolo, l'isola ritornerà anche nella Nomade, in effetti. Quello dove racconti dopo. Sì, e l'isola è insomma è l'approdo che si sogna, è il traguardo che si sogna. Nel caso dei due protagonisti era il vivere insieme, forse il matrimonio, e comunque il ritorno del soldato, il ritorno del proprio caro dalla guerra per creare affetti condivisi, per creare una famiglia condivisa, per creare una casa condivisa, e non è possibile, mentre nella Nomade però la voglio anticipare. Anticipiamo la Nomade e poi torniamo a Cuore di Sabbia. Sì, la Nomade è un racconto dove compaiono diversi protagonisti. Siamo ancora a Pellegrino, c'è cioè Pellegrino anche, c'è Pellegrino che riprende un poco la minorità, la figura del golem. Il golem è un simbolo della mitologia ebraica, è l'uomo, l'essere informe, più che deforme, l'essere informe, l'essere senza connotati fisici definiti. E non a caso poi il golem compare anche nella, per esempio, i Pokémon, nei fumetti, nei cartoni animati, sì, con altri nomi, con nomi, sì. E dunque senza connotazioni fisiche, senza connotazioni psichiche di particolare rilevanza, si erano completamente assoggettati, completamente dominati, completamente schiavizzati. E erano persone, forse non si potevano chiamare neppure persone, come Pellegrino, non si poteva definire una persona, perché un ragazzotto di 40 anni, vestito male, pantaloni sbilenchi, e trattato come un animale dai suoi di famiglia. Per dei zingari. Però a suo modo aveva un interesse. Dunque, io dico, un ragazzone di 40 anni, testa pelata, sempre la stessa giacca, ormai troppo lissa, pantaloni larghi e corti in maniera sbilenca sulle caviglie, era quasi sempre solo. E questo è il golem. Già lo era di se stesso, senza alcuna voce che dall'animo gli tenesse compagnia e lo facesse piangere di dolore o di gioia. Però giocava tutto il giorno con le biglie, biglie colorate, e anche la sua diciamo compagna di sventura, colei che pur non essendo zingara si era introdotta volutamente in questo contesto di zingari, Josephine. Gliene regalava. Un giorno Pellegrino lancia in alto una biglia verso il sole, la biglia scompare. E allora diventa pazzo per questa cosa, si ossessiona nella ricerca della biglia, sparisce, non trovano più Pellegrino perché è partito, chissà dove è andato, per cercare questa biglia. La biglia rappresentava per lui l'unica possibilità di vivere, l'unica possibilità di sopravvivenza, non tanto fisica quanto etica, spirituale. Non percepiva queste valenze Pellegrino,
pur tuttavia viveva in funzione di questo giocare con le biglie. Le biglie erano la sua motivazione all'esistenza. Scompare Pellegrino. Tutto questo determina uno sconvolgimento dell'animo di Josephine, della ragazza, che vuole cercare questa specie di fratello, non lo trova, ne ha delle notizie, alla fine decide di partire anche lei, perché ognuno deve cercare la sua Itaca, e l'Itaca, oltre che essere l'approdo, è soprattutto il viaggio, è soprattutto il percorso, per cui la Josephine vuole cercare, vuole trovare se stessa, vuole cercare se stessa, vuole cogliere i dati certi della sua personalità, della sua vita, del suo destino. E nessun altro, perché lei era sfuggita ad una situazione familiare complessa, negativa, aveva creduto di trovare una dimensione più lieta e più vera del vivere in un contesto di zingari che quanto a vita vera la vivevano davvero, ma al loro modo, che era un modo molto diverso da quello che si prefigurava lei. Vivevano di lavori manuali che poi vendevano, vivevano di oggetto di tanti pregiudizi, vivevano di balli sulla riva dei fiumi, di canti sguaiati, di bevute, di birra, di vino, insomma. Lei comunque viveva con disagio questa atmosfera, per cui forse aiutata da Pellegrino, perché chi di noi può dire chi sia colui più adatto a rieducare e distruggere gli altri? L'esempio valido, l'esempio trainante può venire anche da un Pellegrino, da un golem. E sicché sull'esempio di Pellegrino lei decide di partire, deve trovare se stessa, deve allontanarsi da tutto quel baillante che, in cui pensava di trovare l'allegria, e alla fine deve scoprire la sua Itaca e la deve scoprire in se stessa. Come Banchi di legno, che poi è un racconto di Amiciano, in qualche modo c'è qualcosa. Banchi di legno trae spunto da che cosa? Trae spunto dalla mia forse esagerata capacità, attitudine, non capacità, non so io, attitudine all'osservazione. Nei nostri paesini, d'estate, ma anche durante l'anno scolastico, tanti anni fa, c'erano i bar, questo io lo metto, i bar pieni di ragazzini, che invece di stare a scuola stavano a giocare col biliardino, eccetera, eccetera. Allora mi fingo che una giovane insegnante, per forza giovane, perché lei solo può sbagliare, insomma, una giovane insegnante può sbagliare, no? Una supplente va in uno di questi paesini e cerca di coinvolgere, ecco, non dall'alto, ma essendo, facendosi ragazzina tra i ragazzini, entra nel bar da retta e per convincerli ad andare a scuola. Riesce anche a convincere, ma si rivolta tutto e si ribella tutto il paese nei suoi confronti, perché purtroppo forse non si può dare neppure tanto torto ai genitori che dicevano, e forse tanti dicono ancora, ma io non posso perdere tempo a mandare i figli a scuola, i miei figli non possono perdere tempo a frequentare la scuola, quando invece noi abbiamo bisogno di braccia. Oppure abbiamo bisogno di mandarli a lavorare, mandarli come garzone presso le varie botteghe. E certamente nel momento del bisogno potrebbe essere condiviso questo, diciamo, questa ottica, però è solo la cultura che rende liberi. È la frase che c'è nel racconto, la cultura rende liberi. Però tu nel finale tu dici una cosa che mi piace molto, l'inevitabile realtà, parli dell'inevitabile realtà, ma aver capito come la sua vittoria. Allora, senza fare dei riferimenti politici, che non è il caso, io non sono proprio la persona più adatta a fare tali riferimenti, però quando si vuole ottenere un progresso bisogna lavorarci su, e per lavorarci su la prima cosa da fare è accettare la realtà, cioè capovolgere il tavolo, alla fine si crea altro di soldi. Allora accettiamo la realtà e cominciamo a lavorarci su, mettendo le cose a posto.
volta non si può fare diversamente. Quindi l'accettazione è anche un processo di maturità, comunque è una conquista, un processo di maturità. Prima di migliorare bisogna accettare. Molto, però il finale è questo, l'inevitabile realtà, la vittoria è stata prima di aver capito che prima di voler cambiare la realtà bisogna accettare. Sì. Dimmi, e poi ci sta questa, quella, la mia preferita, probabilmente, che è la forza di vivere. La forza di vivere, sarà che io poi ho scritto anche oggi un post sul blog, ecco, che parla di questo argomento. È la forza di vivere, ecco, si parla della protagonista, vive il dramma della guerra, vive il dramma della, del lutto, perde dei figli sotto un bombardamento, prima la tasso di un bombardamento, anche il marito, la madre. Però, ecco, allora, che cos'è la vita? La vita, ci sosteneva Seneca, è un dono che ci è stato dato in usufrutto. Certo, si può anche prendere la vita come un bel dono e buttarla via, io non lo voglio questo dono. Però nel momento in cui noi possediamo questo usufrutto per goderne, non per averlo in eterno, e né per determinarne le leggi non sono imposte da noi. Sosteneva Erodoto in una bellissima novella, nessuno, tutti noi viviamo come partecipanti a una processione, però nessuno sa se colui che guida la processione terminerà il percorso processionale rimanendo all'inizio, o invece non si troverà sbattuto in coda alla processione. Viceversa, chi stava in coda non possiamo sapere se alla fine della processione non si trovi al primo posto. Insomma, gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Quindi, ecco, la vita bisogna accettarla per com'è. Bisogna cercare anche di migliorarla e di migliorarsi. Però quando poi vogliamo dire il destino, la sorte, la fortuna o le prove che Seneca diceva, le prove che ci manda la divinità, o che noi possiamo dire cristianamente le prove che Dio ci manda per vedere la nostra forza di affrontare, per sondare la nostra forza, sicuri che comunque Dio manda le prove a chi le sa sostenere, a chi le può sostenere, e bisogna trarla poi. C'è una bella prosisma: non scopri da quanta forza hai se non quando l'unica tua scelta è la forza. Bene, io ringrazio, c'è un applauso per me. E dunque, vabbè, io devo dire, era una previsione giusta la mia quando ho scritto quello che ho scritto, ne avete avuto anche la riprova oggi. Poi noi abbiamo questa ricchezza della cultura nostra, qua ci sono tante professoresse della scuola, del mondo della scuola, e abbiamo proprio una ricchezza anche di intellettuali, ma devo dire, che peccato che noi andiamo così alla deriva. Ci sta tanta ricchezza intorno a noi, dentro di noi, c'è tanta potenzialità, tanta... Ma perché oggi è il dio denaro che prevale, per cui anche nel campo adesso dell'editoria, delle pubblicazioni, eccetera. Ma che cosa è? Il mio libro è un microcosmo, è nulla rispetto al libro, alle barzellette di Totti. E però le case editrici vogliono questo, perché sono i lettori che vogliono questo, i lettori vogliono questo perché non vengono educati. Da chi? Dall'alto, dalla scuola, non saprei che dire, però io che ho amato molto la scuola, ho amato molto, quando, vabbè, io veramente andavo in estasi quando spiegavo i classici, i greci soprattutto, i lirici, e i miei alunni andavano a casa e ne riparlavano,
che i loro fratelli che frequentavano l'istituto per geometri Galilei, le loro sorelle, andavano in libreria a comprare libri di Cipriani in traduzione perché volevano leggerli. Quindi trasmettere questo senso della bellezza, della cultura, che appunto è quella che ti fa crescere veramente, che ti modifica, cioè nel mondo femminile, che ti fa male la bellezza, che ti fa male, che ti fa male il mondo condensato, la vita condensata in verso. Bene. Il lumino di mezzo, cioè. No. Bene, allora noi ti ringraziamo moltissimo, Adriana, ci facciamo ancora un applauso. Scusate un attimo solo, noi ci vediamo mercoledì prossimo, avrete un po', vi manderemo un po' di notizie anche relative ad altri eventi che si realizzano intorno a noi, grazie anche all'iniziativa della Fondazione. Quindi vi terrò un po' aggiornati, quelli che si detengono a cena ovviamente insieme all'autrice che si detiene con noi a cena, ci gratiamo ancora un po' a chiacchierare. Vi ho mandato oggi anche un messaggio, visto che siete venuti numerosi, mi ho mandato un messaggio che appunto sollecitava la presenza, perché è importante, a parte i pilastri, diciamo, i soci pilastri, diciamo così, però è importante anche essere vicini alla fondazione, fare vicino alla fondazione, vicino alle iniziative culturali, perché poi noi le facciamo vivere noi, non vivono da sole le iniziative culturali, vivono se noi le facciamo vivere. Posso dire chi serve il libro? Sì, ovviamente chi serve il libro sta lì, quindi noi ci vediamo mercoledì prossimo, vi sono altri eventi, se volete partecipare a questi altri eventi vi vedrete dalle comunicazioni che vi mandiamo, va bene? Grazie. Grazie.